Bentornati in questo nuovo video. Questa sera vi porto con me sul campo di notte per raccontarvi un po' di cose su quella che è la fotografia notturna e per mostrarvi come vado a scattare le mie immagini con la Via Lattea. Vi riporto a Tellaro perché è uno dei posti più vicini a me in cui si riesce ad avere una discreta visuale e un inquinamento luminoso abbastanza contenuto e vi spiego passo passo come vado a lavorare. Ovviamente non mi addentrerò troppo nel mostrarvi le cose estremamente tecniche, come ad esempio l'utilizzo dell'astro inseguitore, però comunque vi farò anche vedere la differenza che c'è tra una fotografia scattata senza l'astro inseguitore, una fotografia, o meglio una serie di fotografie realizzate con lo stacking, e poi ovviamente andremo a vedere anche una serie di fotografie realizzate proprio con l'astro inseguitore. Quindi se siete appassionati di fotografia notturna, di astrofotografia, oppure volete chiarirvi le idee su alcuni punti, guardate questo video perché sicuramente potrete trovare spunti interessanti per capire meglio come funziona questo ambito. Ovviamente se poi avete dei dubbi o delle domande, commentate qua sotto perché magari in futuro potrei portarvi altri video dedicati proprio a questo argomento. Eccomi sul campo pronto per mettermi al lavoro. Quando si pensa all'astrofotografia la si associa sempre a ISO molto alti e ottiche estremamente luminose. Quello che voglio mostrarvi in questo breve video sul campo è che sì, è vero, serve assolutamente un'attrezzatura di quel tipo per fare foto veramente eccezionali sotto tutti quanti i punti di vista, tecnico e qualitativo. Però ovviamente si può approcciare l'astrofotografia anche se non si hanno delle attrezzature propriamente dedicate. In questo video infatti vi voglio far vedere come con un'ottica abbastanza buia come il 16-35 f4 comunque sia si riesca ad ottenere un ottimo risultato. Andando a scattare con ISO rinomatamente alti si riesce a vedere bene la Via Lattea, tuttavia in un singolo file andremo ad avere una discreta qualità, però con molto rumore digitale. Nella fotografia, sempre digitale, avremo varie tecniche per ovviare a questo problema. La prima, totalmente gratuita, si chiama stacking e prevede appunto l'utilizzo di più foto scattate ugualmente con gli stessi parametri di scatto, con la stessa composizione, identiche, e poi andarle ad unire in fase di post-produzione per ridurre il rumore in maniera molto molto semplice, o in Photoshop o con plugin o programmini dedicati come ad esempio Sequator, che è molto potente e gratuito. Purtroppo disponibile solo per Windows, ma anche per Mac ci sono programmi dedicati. Sul campo sappiate che vi basta andare a impostare la macchina in un certo modo e fare 10, 20, 30 scatti consecutivi, un po' come se fosse un time lapse, e poi andarli ad unire in fase di post produzione per ridurre drasticamente il rumore. Il vantaggio di questa tecnica è che non ci costa assolutamente nulla, perché possiamo farla con un banalissimo corpo macchina entry level con il classicissimo 1855, ad esempio f3.5, e ottenere comunque dei risultati discreti, ideali quantomeno per imparare a lavorare di notte e a post produrre foto notturne. Il contro è che ovviamente ci vuole un bel po' di tempo, quindi bisogna stare sul campo diversi minuti almeno nella stessa posizione, sperando che niente vada storto, sperando che la macchina rimanga sempre perfettamente nella stessa identica posizione, e oltretutto bisogna avere anche un minimo di conoscenza di software per andare a post produrre, per andare ad unire questi scatti. Il secondo modo per ovviare a questo problema, che ovviamente comporta una spesa ma che in ambito fotografico non è nemmeno così esagerata, è l'acquisto di un astro inseguitore che consenta appunto di far ruotare la macchina con le stelle, dunque di fare delle lunghissime esposizioni, un minuto, due minuti, tre minuti, quattro minuti, inseguendo le stelle, quindi avendole sempre perfettamente puntiformi, cosa che non possiamo fare se scattiamo su treppiede, perché le stelle appunto si muovono e dunque verranno mosse se utilizziamo dei tempi ad esempio pari a un minuto. Qual è il tempo di posa che mi permette di arrivare ad avere il mio astro inseguitore? Beh, basta che vado a dividere 100 per la lunghezza focale. Ora non so se questa è una regola universale, io utilizzo il Mini Track LX3 e basta che vado a dividere 100 ad esempio per 16 mm per scoprire qual è il tempo massimo di posa che posso andare a realizzare con l'astro inseguitore. La nota dolente dell'astro inseguitore, al di là del prezzo, è che bisogna imparare anche ad utilizzarlo. Ora, ogni astro inseguitore è a sé stante, però chiaramente bisogna innanzitutto livellare perfettamente il treppiede. Dopodiché bisogna avere una testa buona che permetta di fare l'allineamento polare in maniera agevole, e inoltre poi bisogna anche saperlo andare a impostare nel caso di un astro inseguitore digitale, oppure bisogna andarlo a bilanciare correttamente in termini di rotazione e di molle per avere la giusta velocità di rotazione dell'astro inseguitore affinché le stelle siano perfettamente puntiformi per tutti quanti i 5-6 minuti di esposizione che si vanno a fare. Quindi ogni
ogni metodo ha i suoi pro e i suoi contro, qualcosa di più tecnico sul campo, qualcosa invece di più tecnico in fase di post-produzione. Fatto sta che comunque sia queste tecniche consentono di ovviare a molti problemi dell'astrofotografia e di poterla praticare con minimi investimenti economici, alla fine risparmiando magari qualche mese, però comunque consentono anche di imparare molto e di tirar fuori degli scatti sensazionali, vedendo cose che moltissime altre persone ignorano completamente. Quindi mi raccomando, se volete approfondire l'astrofotografia, fatelo, perché è fantastico, vi dà l'opportunità di vedere dei paesaggi e un cielo fantastici. Ora sono le 9:30 e il nucleo ormai dovrebbe essere visibile, tuttavia essendo così presto andrò a realizzare ora delle fotografie per il paesaggio, dunque andrò a dare la priorità a questo elemento per adesso e andrò a realizzare sia delle fotografie in stacking, quindi scattate in maniera uguale poi fuse insieme per ridurre il rumore, sia poi una fotografia invece con tempi molto più lunghi, anche per confrontare poi al PC insieme l'effettiva differenza di qualità tra una tecnica e l'altra. Dopodiché vi farò anche vedere come realizzare una fotografia astro inseguita quando la Via Lattea sarà posizionata correttamente rispetto al punto di ripresa in cui mi trovo adesso. Dunque, queste prime 5 fotografie che ho realizzato sono le fotografie dedicate allo stacking e, come potete vedere dai dati di scatto che vi lascio anche qui in sovraimpressione, sono foto che ho scattato in maniera identica. Come lunghezza focale ho utilizzato 16 mm, come ISO ho utilizzato 2000, come diaframma f5.6 per avere un pochino più di profondità di campo e come tempo di scatto 30 secondi. Il problema dell'utilizzare 30 secondi è che le stelle già non sono più puntiformi in questo modo e questo è dovuto al fatto che 30 secondi già sono un pochino troppi per 16 mm. Le stelle sono del tutto accettabili, però solitamente io a 15 e 16 mm non vado mai oltre i 20 secondi. Questa fotografia invece, la sesta, è quella che ho realizzato con dei dati di scatto completamente diversi, in quanto sono sempre a 16 mm, quindi la foto di per sé è identica come composizione, però ho utilizzato come ISO ben 500, quindi molto meno di 2000, come apertura sempre f5.6 e per compensare la riduzione degli alti ISO ho utilizzato 121 secondi come tempo di scatto. Ovviamente in questa fotografia le stelle sono completamente da buttare via in quanto sono totalmente mosse e dunque dovrò andare a intervenire poi con un cielo esterno, eventualmente astro inseguito, da andare a inserire appunto al posto del cielo di questa immagine. Adesso dunque vado a installare questo, ovvero l'astro inseguitore, e la prima cosa da fare è ovviamente accertarsi che il treppiede sia perfettamente a livello. Dopodiché dovrò andare a puntare la polare per far sì che ci sia il giusto centro di rotazione e dunque poi sarò pronto per andare a bilanciare l'astro inseguitore e programmare lo scatto. Dunque, il treppiede è già perfettamente a livello, quindi posso andare a installare qui sopra il mio astro inseguitore. Ecco fatto. Adesso devo prendere il cannocchiale e devo andarlo ad inserire proprio in questo foro e puntare la polare che si trova precisamente a nord in quella direzione. Quindi io mi aiuto con la testa della Foto Pro, che è veramente eccezionale, che pur essendo una testa a sfera mi permette di bloccare l'inclinazione della macchina e quindi di poterla far ruotare solamente in questo modo senza invece farla basculare, ed è molto molto comodo per questo scopo. Quindi spero di riuscirci anche col faretto qui acceso e mi aiuto in questo modo. Ok, perfetto. Allineamento polare realizzato e quindi adesso posso andare a installare sopra l'asso inseguitore la testa fotografica e poi la macchina. Quando si va a installare l'asso inseguitore, la parte bassa del treppiede, quindi il treppiede, la testa e l'asso inseguitore, non vanno più toccati, perché altrimenti si va a perdere l'allineamento e di conseguenza non riusciremo più a inseguire nella maniera corretta le stelle. Quindi è importante che tutto quanto questo comparto venga lasciato stare. Ora, prima vado a rimuovere il cannocchiale, perché non mi serve più, e passo poi a installare l'altra testa a sfera. Sopra questa testa sfera adesso potrò andare a montare la mia macchina fotografica e prepararla all'inseguimento.
Dunque, eccola qui e molto semplicemente ce la vado a installare sopra in questo modo. Quindi adesso posso andare a comporre in fase preliminare lo scatto per capire un pochino come è messa la Via Lattea e per tale scopo cerco di trovare nel cielo quello che è Giove, che è un ottimo punto di riferimento. Eccolo lì, vedo anche perfettamente Saturno. Perfetto. E quindi ora posso andare a mettere a fuoco. Quindi molto semplicemente vado a zoomare parecchio all'interno della mia foto puntando Giove e posso già vedere che in pratica è a fuoco perché ho messo a fuoco sull'infinito. Ecco fatto. Quindi ora per esperienza, per aver fatto già qualche prova, metto ISO 1000 per questo caso, vado a caricare il mio astro inseguitore di circa 5 minuti, aspetto che si stabilizzi con il movimento, dopodiché prendo il tempo e vado a realizzare un'esposizione di 2 minuti. Al momento ora sono a 16 mm, quindi 2 minuti è sicuramente un tempo di estrema sicurezza e potrei andare anche ben oltre. Però diciamo che per fare le cose un pochino più brevi, per questo momento vado a realizzare solo un'esposizione di 2 minuti. Quindi prendo il tempo, utilizzando la posa Time, e poi vado anche ad utilizzare l'autoscatto per evitare di toccare la macchina. In alternativa potete utilizzare anche uno scatto remoto. Ho provato a fare questo video, non è facilissimo girare sul campo, specialmente di notte, quindi spero di avervi dato una giusta infarinatura di questo mondo. Comunque se avete dubbi, domande o richieste, fatemele pure qua sotto nei commenti, sarò felicissimo di aiutarvi e noi ci vediamo come sempre prossimamente qui su questo canale con tantissimi nuovi contenuti. Alla prossima!